Amici di Hall of Series, bentornati in questo nuovo video. Io sono Alan e oggi andiamo a parlare delle 10 peggiori sigle delle serie TV. Diciamocelo, la sigla per una serie TV è il suo cavallo di battaglia, la sua colonna sonora, chiamatela come volete, perché ha l'importantissima funzione di convincere, di conquistare lo spettatore. Vi faccio un esempio: io ho iniziato da poco Game of Thrones e quando lo guardo insieme alla mia ragazza, lei dice tipo: "Ah, che palle la sigla, è troppo lunga, dai, ma andiamo avanti." Io la fermo e le dico: "No, la guardiamo tutta fino alla fine perché è fottutamente epica." Questo è un esempio di serie TV che riesce a convincere uno spettatore, ma il punto è che ce ne sono alcune che sono veramente, ma veramente pessime. E quindi andiamo a vedere quali di queste possiamo definire le peggiori in assoluto. Cominciamo con quella di Sense8. Contrariamente alla sigla, la serie è assolutamente validissima, molto seguita, apprezzata alla grande dal pubblico, ma l'opening assolutamente no. Quasi 2 minuti dove non succede assolutamente nulla. Io capisco il voler mostrare luoghi diversi e istanti di vita di persone diverse, visto il tema della serie TV, però, regà, 2 minuti, no. Altro che vastità del mondo, qui si parla della vastità del Queer as Folk, che è una serie forse non molto conosciuta in Italia, che tratta in maniera abbastanza esplicita il tema dell'omosessualità, e come potete vedere... Adesso io... Per la carità di Dio non sono omofobo, però come possiamo constatare guardando la sigla, non è proprio un esempio lampante di virilità maschile, ecco. Per non parlare poi di questi colori fosforescenti e della musica che è veramente inascoltabile. La prossima è la sigla di X-Files, però attenzione, questo è un caso un po' particolare, perché la musica per me è una delle più belle e inquietanti di sempre. Da bambino io giuro avevo il terrore quando la sentivo, ma qua il problema sono le immagini che accompagnano la musica. Immagini che riviste oggi con un occhio un po' più moderno, abituato a effetti decisamente migliori, sfociano quasi nel ridicolo. Guardate, guardate, la commentiamo in diretta. Allora, vabbè, la scena iniziale ci sta, gli alieni tendono a far capire subito qual è l'argomento del film. Una lampada al plasma, ok, inquietantissimo, un urlo di Munch. Paranormal Activity, scritto così, a cazzo, perché fa paura. Ma la più inguardabile in assoluto resta quella dove Mulder precipita dentro un occhio. Il risultato quindi è questa sigla dalla doppia personalità che da una parte ci terrorizza con la musica, dall'altra ci fa ridere perché le immagini mostrate sono veramente no comment. E restando in tema vintage, ve la ricordate la sigla di Xena? So che starete pensando, dai, in fondo non era così terribile, ma proprio come con X-Files, avete provato a riguardarla adesso? Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di 1000 battaglie. Cioè, io sto male, ve lo giuro. 118! Attacca il 118! Intanto la voce narrante la presenta come se fosse Dio sceso in terra, che è un pochino esagerata, dai. E poi questo insieme di immagini mi danno l'idea come se io stessi per guardare una di quelle grandissime trashate. Ma nonostante tutto, Xena rimarrà per sempre una delle eroine della nostra infanzia. Basta che ci dimentichiamo della sigla. Quanto spacca la canzone di Veronica Mars? È orecchiabilissima, ha un ritmo movimentato, è perfetta per questa serie. Ma allora cosa ci fa qua? Ve lo spiego subito. Nella terza stagione, per via di un cambio di tono della serie che diventa più adulta, più matura, diciamo, la sigla è stata cambiata in questa. We were,
praticamente viene completamente snaturata. La voce che conserva comunque il ritmo movimentato iniziale viene rovinata da questa musica semi-acustica e il risultato è una grandissima cacata. Per non parlare poi dell'insensata carrellata di fotogrammi. Chiudo con questa, essendo ben consapevole che potrei farmi odiare da qualcuno, ma io chiudo questo video delle peggiori sigle con quella di Twin Peaks. La sigla di Twin Peaks c'è chi la ama, però ragazzi no, dai. Che comincia con sto passero, poi fa vedere la fabbrica, la musica che è un misto tra ansia e noia, cioè no, assolutamente no. Ma forse non sarebbe stata neanche così terribile se non fosse durata così tanto. Poi ci sono queste scritte verdi che sembra di vedere una puntata di Piccoli Brividi. Ragazzi, anche per oggi abbiamo finito, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare like e a iscrivervi al canale di Hall of Series se ancora non l'avete fatto. Conoscete anche voi sigle delle serie TV che sono assolutamente inguardabili? Se volete fatecelo sapere con un commento qua sotto. Vi lascio un grandissimo saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, io sono Negan. Ah no, ma ho confuso la maglietta, scusate. Io sono Hall of Series.